Bentrovati, grazie per la linea. Apriamo con le vostre segnalazioni. In occasione della riqualificazione del sito della Torre Guevara a Potenza, c'è chi evidenzia la necessità di riqualificare anche la contigua via Cerenza. Vediamo. Finalmente, dopo il rinvio giustamente dovuto alla tragica scomparsa dei due vigili del fuoco eroi materani, a Potenza si inaugura la rinnovata e restaurata Torre Guevara, la cui liberazione dalla vista degli edifici preesistenti ha già regalato un bel colpo d'occhio ai passeggiatori, turisti e non di via Pretoria. Tuttavia, come ci scrive un nostro telespettatore, basta rivolgere lo sguardo un po' più in basso, ovvero nella sottostante via Cerenza, per rendersi conto di alcune altre cose che necessiterebbero di una riveduta. Ci si riferisce in primis al muraglione medievale che un tempo sorreggeva proprio la torre, nonché tutto il vecchio complesso dell'ospedale San Carlo e che avrebbe bisogno di una sostanziosa ripulita, pieno com'è di rovi ed erbacce sporgenti. Magari anche qualche nuova forma di illuminazione non guasterebbe, anzi completerebbe un degno quadretto con la soprastante Torre Guevara, appunto. Sempre in via Cerenza ci sono poi i problemi di altra natura, ma che potrebbero ora essere risolti proprio nell'ottica di fornire un adeguato e degno accesso alla nuova risorsa turistica della parte vecchia della città. La carreggiata di detta via, infatti, è da tempo limitata e ristretta dai soliti guardrail per il vero diffusissimi in città, atti in questo caso a preservare dai rischi rappresentati da una ringhiera ormai consunta e inaffidabile e da una piccola voragine creatasi nel manto stradale. C'è poi la famosa scaletta che taglia in verticale la stessa via Cerenza, che non tutti sanno, rappresenta l'ultimo tratto di un percorso in verticale che un tempo partiva da via Cavour e che veniva utilizzato dai contadini per raggiungere il centro, ma che è anch'essa transennata in quanto pericolante. L'appello fatto da chi ci segue è dunque rivolto al comune di Potenza, per quanto di sua competenza, affinché si possa completare in maniera adeguata il lotto turistico o anche semplicemente cittadino della Torre Guevara. Si è riunito presso la Direzione Politiche Agricole il tavolo verde presieduto dall'assessore Cicala, il primo dalla sua nomina con la partecipazione dei rappresentanti di Coldiretti, CIA Agricoltori, Confagricoltura e Copagri. Sentiamo. Lavorare per risolvere le emergenze che in questo momento complesso affliggono il mondo agricolo e impegnarsi per programmare e spendere al meglio le risorse. Con l'obiettivo di effettuare una prima ricognizione delle problematiche più urgenti, si è riunito presso la Direzione Politiche Agricole il tavolo verde, presieduto dall'assessore Carmine Cicala, il primo dalla sua nomina, con la partecipazione dei rappresentanti di Coldiretti, CIA Agricoltori, Confagricoltura e Copagri. Nell'incontro Cicala ha sostenuto la necessità di procedere sulle linee programmatiche attraverso scelte condivise, partendo dalle proposte delle organizzazioni agricole alle quali ha chiesto di inviare schede sullo stato dell'arte e sulle possibili soluzioni da adottare. Dobbiamo collaborare, ha detto Cicala, per dare risposte concrete al mondo agricolo. La vera sfida è quella di fare rete fra i vari attori. Solo così potremo trovare le soluzioni e creare le condizioni migliori per le nostre aziende, soprattutto quelle delle aree interne a forte rischio di spopolamento. Tra gli argomenti affrontati, l'emergenza cinghiali. Sul punto l'assessore ha manifestato la volontà di fare sintesi, annunciando la presentazione di un regolamento che racchiuda le azioni fin qui messe in campo e che afferiscono alle questioni di carattere sanitario e ambientale, collegate alla presenza della fauna selvatica e l'esame di misure straordinarie per il contenimento dei cinghiali sul territorio. Si è discusso inoltre della crisi idrica. La soluzione che emergerà dal tavolo di coordinamento potrà dare respiro alle aziende agricole mettendole nelle condizioni di garantire le colture invernali. Intanto gli uffici regionali, ha sottolineato Cicala, hanno pronta una determina per anticipare già da subito l'erogazione del 30% del gasolio spettante per i macchinari agricoli, con l'impegno di integrare la quota se l'emergenza dovesse continuare. Si tratta di una misura che alleggerisce il peso delle spese energetiche con un forte impatto sui bilanci delle aziende. Infine, l'assessore ha chiesto uno sforzo ai comuni, per il tramite delle organizzazioni di categoria, per rendicontare i progetti e raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi di spesa del programma di sviluppo rurale.
Prima edizione di Basilicata Creators, il progetto a cura dell'ufficio stampa del presidente della giunta della regione Basilicata, un'iniziativa finalizzata a promuovere la visibilità delle aziende lucane per contribuire alla diffusione del marchio e del posizionamento strategico sul mercato. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. L'ufficio stampa della regione ha fatto bene a lanciare questo concorso che stimola le aziende lucane a utilizzare anche nuovi strumenti, nuova tecnologia digitale per costruire un marketing delle aziende, delle capacità creative, è una promozione imprenditoriale e allo stesso tempo territoriale. Si selezionano, visto che abbiamo partecipato bene, 19 aziende. Soluzione alcune di queste, ma tutte hanno diritto di menzione. Ovviamente non c'è dubbio che con l'uso delle nuove tecnologie apriamo i confini della nostra regione e anche la capacità di comunicazione delle aziende è un punto decisivo. Hanno partecipato 19 aziende, di queste noi abbiamo considerato ovviamente non soltanto l'aspetto propriamente creativo dei loro progetti, ma anche la capacità di innovazione, di sostenibilità ambientale, oltre che di promozione del territorio. 19 le aziende partecipanti, di queste 3 sono state individuate dalla commissione esaminatrice che si è nel frattempo costituita, una menzione speciale e un premio invece al miglior best creator per la qualità dell'immagine, quindi una capacità narrativa differente, originale ed inedita. I parametri sono appunto quelli della maggiore innovazione nella scelta della propria produzione, quella della sostenibilità ambientale, l'utilizzo per esempio di materie prime assolutamente di matrice lucana e la promozione del nostro territorio dal punto di vista naturalistico, culturale, storico, architettonico. Quindi questi sono stati i parametri che noi abbiamo preso in considerazione. Ed è stata depositata una mozione con la quale si chiede alla Giunta regionale di predisporre atti al fine di istituzionalizzare iniziative di studio e ricerca e progetti di valorizzazione della figura personale e professionale dell'ingegnere Rocco Anthony Petrone. Vediamo. Nel 2025 ricorrono 50 anni da quando Rocco Anthony Petrone lascia la NASA. A questa figura originaria di Sasso di Castalda, paese in provincia di Potenza, è legata a una parte rilevante delle scoperte a seguito di ricerche e missioni nello spazio. Lo ricorda il presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico, Piero La Corazza, che sottolinea come il rapporto tra Petrone e la NASA è forse un'occasione più rilevante rispetto a un anniversario di nascita o di morte, poiché è proprio questo legame che ne caratterizza il valore straordinario del contributo dentro gli avanzamenti che la tecnologia, la scienza, la ricerca e la conoscenza presentano oggi rispetto alle opportunità di investimenti nel settore aerospaziale. Il Centro Spaziale dell'Agenzia Italiana Matera e le sue relazioni e progettualità internazionali, afferma La Corazza, il patrimonio di competenze, la rilevanza delle attività che nel tempo potranno assumere caratteristiche sempre più rilevanti. Se pensiamo alla transizione ecologica, ai cambiamenti climatici dentro una galoppante rivoluzione digitale, sono per la Basilicata un'opportunità da giocare. E il 2025, grazie a Rocco Petrone, sostiene il consigliere regionale, può essere un anno di resoconti e rilanci da far vivere con orgoglio alla comunità lucana e anche un'ulteriore spinta al turismo delle radici. A queste finalità, spiega il capogruppo del PD, la mozione che abbiamo depositato in Consiglio regionale e che chiede alla Giunta di predisporre atti al fine di istituzionalizzare iniziative di studio, di ricerca e di progetti di valorizzazione della figura personale e professionale di fama mondiale, quale quella dell'ingegnere Rocco Anthony Petrone, di istituire un apposito comitato scientifico composto da personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca e/o che abbiano già avviato specifici studi al riguardo e di individuare allo scopo apposito sostegno finanziario. E questo per il momento era l'ultimo servizio in nostra compagnia. Grazie per essere stati con noi. Ridò la linea alla redazione centrale.